Benvenuti oppure ben ritornati ragazzi in questo nuovo nuovissimo video esplorazione. Ci troviamo in un garage abbandonato e oggi vi faremo vedere un pezzo di storia di YouTube Italia. Web Star Magazine. Un salto nel tempo nel 2017 e vediamo anche una tipa, scusami Lomriz, che non si caga più nessuno. La sorella di Alberico Yes. Yes. La. Ebbene gente, quest'oggi con questa nuova reaction dopo molto tempo ho con me alla mia destra un ospite speciale e quindi abbiamo il mio fratello il Cricolla, che vi lascio qui in alto nelle schede il canale, il urbezza più famoso d'Italia, bisogna dircelo, e dopo ancora sopra Riccardo Dose, che cazzo dico dopo, ancora sopra Riccardo Dose. Ho piccolo off topic e poi qui c'è Rizzi, mi autopresento. Ormai sul si autopresenta ormai sul canale, fa tutto lui. Possiamo notare comunque i capelli di Sonri. Hai una capigliatura molto folta. Molto fashion. E no, vabbè, era sul pezzo. Ma sai che io vedo delle somiglianze tra lei e Sonri? Sai che volevo dirtelo, ma effettivamente vedo anch'io delle somiglianze. Cioè, lui è un po' più snello, quello è vero. Fisicamente sì, è snello. Però delle somiglianze, gli occhiali. Beh, l'aspetto da secchione, Sonri. La conciatura. Comunque, vorrei dire una cosa. Perché vedo tre bei youtuber qua? Cazzo fai OnlyFans con le cripto lì? Ma vieni a fare Urbex, vai. Vieni a fare Urbex, dai. Vediamo se sopravvivi. Andiamo a Dubai. Caro anima. Andiamo a Dubai a fare esplorazioni Urbex. Sì, su un bel palazzo abbandonato come speciale della giusta. Cosa che tu non hai le palle di fare. Vieni qui nel simposio del metallo e dimostra se le palle di farlo. Vieni ad affrontare me qua, nel vero covo del metallo e del simposio. Allora, iniziamo. Allora, prima pagina. Andiamo a vedere. Allora, Benji e Fede, ai tempi erano molto popolari tra le ragazzine delle medie, bisogna dircelo. Cricolla, posso dire una cosa? Ma che cazzo si ricorda? Sì, infatti. Oh, attenzione, la musica che racconta i giovani. Qui abbiamo il Pagante, che nasce sul web. Ora non sono più un trio, ma sono un duo. Salutiamo la tipa che si è ritirata. Perché era Federica Napoli. Napoli, 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 forza Napoli, Napoli, Napoli. Un saluto a tutti i fan napoletani che ci seguono. Un saluto, a quello sempre, un saluto ai nostri fan napoletani. Di qua esce il loro primo album. Sì, quello proprio del 2017. Qui ci sono tantissime canzoni, Petti Nero, dove c'è anche Andrea Di Pre. Saluto ad Andrea Di Pre. Catafratti, nel privé, il Pagante, Andrea Di Pre. Sto con la zozza, ma c'è una botta, anche se cozza la porto con te. Picchio, se ne muori. Eccoci qua. Eccoci qua, ragazzi. Il quartetto al completo con Surreal Power. Che all'epoca si chiamava ancora Surreal Power. Stefano Lepri. Detto Vegas Jones, guarda Sasha. Logo. A proposito, qui parla proprio della collaborazione che ebbero con Sky. Perché ebbero anche una collaborazione con Sky. Si chiamava Social Face. Social Face. C'erano loro, c'era la ragazza con i capezzoli a forma di cuore, c'era Fuji. Quanti ricordi? Greta, quella troia. Ah, ma certo. Che poi se guardi quel logo, è il logo del canale, adesso non mi ricordo bene, del canale dei Mates, dove fecero la prima live 48 ore di fila. Non sul canale Viola, ma proprio qua su YouTube. Scusami Lomriz, per rimanere a tema con quest'epoca vorrei mettere il video di Ciccio mentre gli lanciano il cornetto. Così. Sì, cacciavi. Abbiamolo, Surreal Power. Allora, magari non te lo ricordi, ma c'era un pezzo di legno che apparve proprio in queste mura, in questo canale. Lui non è Pinocchio. È Tavoletta. E tu, nel 2019, copiasti il personaggio di Tavoletta a Capinocchio. Esatto. Per i tuoi porci comodi. Meriterebbe il nostro Tavoletta di fare una collaborazione con la tua. Esatto. Di incontrarsi. Una reunione. Nella stessa stanza. Sono pienamente d'accordo. E vediamo chi è più forte. Mi pare che c'era anche un'altra persona, però. Il re dei condimenti. Che cazzo? Metticelo. Mi piace. Che cazzo? Qui abbiamo. Bimbo. No! Comunque si scherza prima che si scherza. Oh! Ecco. Oh. Ah sì, questa pagina sì, è rotta perché questa è la seconda registrazione, ci tengo a dirlo, perché qualcuno l'ha rotta. Indovinate chi è tra i tre? Scrivetelo nei commenti. Quello che sfondò una. Ah, giusto, tra i quattro. Perché c'è anche Sleppy. Allora, Olivier. Non sono tanto informato su quanto fa ora, certamente una bella ragazza, classe 2000.
E vabbè, un saluto. Veramente. Quando vuoi partecipare al nostro video. Mi farebbe piacere. Ah, dai, farebbe molto piacere. Ma pure a te, dai, ditelo. Siamo qui con Giorgio Vanni, che attualmente è conosciutissimo, fa tantissime fiere, canta le sigle dei cartoni animati ormai in tutta Italia. L'abbiamo anche incontrato. È stato bellissimo il Games Week dell'anno scorso, 2022. Era molto famoso già negli anni 90 per le sigle dei cartoni animati. Ha cresciuto intere generazioni con le sue sigle. Sai combattere col tuo drago di stelle di polvere, più potente non altro si trova. Di Dr. Slappy, Arale, e qui poi nomina quelle per quanto riguarda quell'epoca, la 2016-17, esatto, tipo esatto. Pokémon Go e Dragon Ball Super. Cos'è sto orrore? Ah, Snapchat di Instagram. E attenzione, Mr. Ray. Vabbè, che cazzo dobbiamo dire? I bambini fanno, che meraviglia. Ha messo dei bambini nel suo video, nell'ultima canzone a Sanremo, citato dei bambini. Allora, andiamo avanti. Essential del mese. Ah, Federico Moccia, famoso. No, no, ma basta Federico Moccia, basta Federico Moccia. Mighty, intervieni te. Federico Moccia. Dopo tutti questi anni, tutti questi libri, tutti questi film, ho solo una cosa da dire. È stato davvero un piacere. Allora andiamo avanti. Skippiamo. Scusate. Ah, Klaus. Attenzione, questo è interessante. Talenti emergenti. Questa è la parte finale del fascicolo. Io il problema è che adesso ora bene. Io non so minimamente chi siano tutti questi. Vabbè, qui possiamo vedere comunque le mode dell'epoca generalmente, i video sulle domande, Clash Royale, oddio, che ancora oggi a distanza di anni, devo dire che va. Anche queste qua, però nell'ambito delle sette ragazze sono Clash seguite. Royale. Sì. E attenzione, perché qua... ecco, qua c'è uno che è andato veramente avanti. No, e noi stiamo parlando di Marta Rosito. Un saluto anche a Marta Rosito. Sai che mi sembra un nome già sentito. Però anche a me sembra Marta Rosito. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? E poi sotto abbiamo uno che è riuscito a spopolare comunque, Nick. Sì, che praticamente a livello di fama è arrivato a livello quasi loro, di alcuni dei mates, ecco. Quindi, detto ciò, gente, io vi ringrazio. È quello che ho fatto anch'io, bravo. Di essere arrivati. Però, alla fine di questo video ci tengo a ringraziare soprattutto l'ospite speciale, mio fratello, insieme a Slappy. Slappy! Comunque vi ricordo sempre di passare dal canale che... Oddio. Vorrei ringraziare anche lui per averci custodito in questo video. Ringrazio anche Rizzi, che è sempre onnipresente in queste reaction. Eccomi qua, ragazzi. Molto speciali. Spero di trovare altri contenuti trash. Like o dislike se vi è piaciuto. Fateci sapere la vostra qui sotto nei commenti. Se non siete iscritti, iscrivetevi. E che altro posso dire? Ci diciamo, gente.